Anna Stepanovna Politkovskaya, 1958-2006. Questa giornalista russa, tenace e coraggiosa, che è stata assassinata per interrompere il suo lavoro, è la seconda figura di Giusto che ricordiamo e onoriamo oggi. Stamattina al Monte Stella, il sindaco e gli altri oratori hanno ricordato che i giusti sono degli eroi, ma soprattutto delle persone comuni. Saremmo veramente messi male se i giusti fossero delle persone eccezionali. Questo significherebbe, come ha ricordato Gabriele Nissim, che a queste figure ha dedicato anni di ricerca e iniziative, che poche sono le speranze di trovare qualcuno che dica un sì o un no per salvare delle persone perseguitate. I giusti sono dei buoni esempi alla portata di tutti. Ciascuno di noi deve comportarsi da giusto nella vita quotidiana. Ci sono mille occasioni nelle quali salvare gli altri e non necessariamente salvare dalla morte. Salvare significa anche, qui da noi e in un tempo non tanto futuro, ad esempio, fare qualcosa perché dei disperati abbandonati in mezzo al mare non vengano lasciati morire senza soccorso, anche se non hanno un permesso o un passaporto. Significherà per un preside non denunciare e cacciare un alunno perché i suoi genitori non sono cittadini regolari, o per un medico non rifiutare il diritto sacrosanto alle cure. Significherà, come ha sempre significato, salvare chi è perseguitato, cacciato, emarginato, perché spesso, purtroppo, è molto breve il passo da questi comportamenti alla caccia all'uomo indiscriminata, al linciaggio, all'uccisione. Per evitare questo bisogna cercare di praticare quotidianamente l'amore e il rispetto per l'altro, e stare vigili e pronti a denunciare i soprusi e le ingiustizie, ricercare e dire la verità. Questo faceva Anna Politkovskaya, che era nata il 30 agosto del 58 con il nome di Anna Mazepa, a New York, figlia di due diplomatici sovietici di nazionalità ucraina di stanza presso l'ONU. Studiò giornalismo all'Università di Mosca, dove si laureò nel 1980, e questo è già singolare, con una tesi sulla poetessa Marina Tsvetaeva. La sua carriera iniziò nell'82 al famoso giornale moscovita in Svezia, Notizie, che lascerà nel 1993. Dal 1994 al 1999 lavorò come cronista, come responsabile della sezione Emergenze e Incidenti e come assistente del direttore Egor Yakovlev alla Obchaya Gazeta, oltre a collaborare con altre radio e TV libere. Nel 1998 si recò per la prima volta in Cecenia per intervistare Aslan Maskhadov, all'epoca neoeletto presidente della Cecenia. A partire dal giugno del 1999 fino alla fine dei suoi giorni lavorò per la Novaya Gazeta. Nello stesso periodo pubblicò alcuni libri fortemente critici su Vladimir Putin, sulla conduzione della guerra in Cecenia, Dagestan e Gushezia. Spesso per il suo impegno venne minacciata di morte. Nel 2001 fu costretta a fuggire a Vienna in seguito a ripetute minacce ricevute via email da Sergei Lapin, un ufficiale dell'OMON, la polizia dipendente direttamente dal Ministero degli Interni con emanazioni nelle varie repubbliche russe, da lei accusato di crimini contro la popolazione civile in Cecenia. Lapin venne arrestato per un breve periodo e poi rilasciato nel 2002. Il processo riprese nel 2003 per concludersi, dopo numerose interruzioni, nel 2005, con una condanna per l'ex poliziotto per abusi e maltrattamenti e per falsificazione di documenti. In Cecenia la Politkovskaya si recò molto spesso, sostenendo le famiglie delle vittime civili, visitando ospedali e campi profughi, intervistando sia militari russi che civili ceceni. Nelle sue pubblicazioni non risparmiò critiche violente all'operato delle forze russe in Cecenia, denunciando i numerosi e documentati abusi commessi sulla popolazione civile e i silenzi e le presunte connivenze degli ultimi due primi ministri ceceni, Ahmad Kadyrov e suo figlio Ramzan, entrambi sostenuti da Mosca. La Politkovskaya godeva di notevole considerazione negli ambienti ceceni. Il suo nome apparve spesso fra i negoziatori privilegiati della guerriglia, così come fu tra le personalità impegnate a condurre le trattative durante la crisi del teatro Dubrovska, che si concluse col massacro dei terroristi e degli ostaggi. Qualcuno di voi ricorderà sicuramente questa donna che si aggirava
tra i giornalisti fuori dal teatro e che, quando poi intervennero le truppe speciali e la situazione precipitò, disse tra le lacrime: si poteva evitare tutto questo. Nel 2003 pubblicò il libro Cecenia, disonore russo, in cui denunciava le guerre brutali in corso in Cecenia, in cui migliaia di cittadini innocenti furono torturati, rapiti o uccisi dalle autorità federali russe o dalle forze cecene. Nel 2005 pubblicò La Russia di Putin, nel quale sosteneva che le elezioni politiche del 2003 erano state un trionfo dell'assolutismo. Nel 2007 pubblicò in inglese Diario Russo 2003-2005. Nella conclusione, intitolata significativamente Ho o non ho paura, diceva: mi dicono spesso che sono pessimista, che non credo nella forza della gente, che ce l'ho con Putin e non vedo altro. Vedo tutto io e questo è il mio problema. Vedo le cose belle e le brutte. Vedo che le persone vogliono cambiare la propria vita per il meglio, ma che non sono in grado di farlo e che per darsi un contegno continuano a mentire a se stesse per prime, concentrandosi sulle cose espositive e facendo finta che le negative positive e facendo finta che le negative non esistano. Oggi come oggi il potere è solo un modo per fare dei soldi e basta, del resto non ci si cura. Fu assassinata il 7 ottobre 2006 nell'ascensore del suo palazzo mentre stava rincasando. L'8 ottobre la polizia russa sequestrò il computer della Politkovskaya e tutto il materiale dell'inchiesta che la giornalista stava compiendo. Il 9 ottobre la Novaya Gazeta pubblicò i suoi appunti per un lungo articolo che stava per pubblicare sulle torture commesse dalle forze di sicurezza cecene. I funerali si svolsero il 10 ottobre presso il cimitero Troikurovsky di Mosca. Più di 1000 persone parteciparono alla cerimonia funebre, colleghi e semplici ammiratori della giornalista. Un unico italiano, il leader del Partito Radicale Marco Pannella. Nel 2007 le fu conferito alla memoria il premio internazionale Tiziano Terzani, molto voluto da Kapuscinski. Come disse il filosofo francese André Glucksmann ricordandola, Anna Politkovskaya era sensibile al dolore degli oppressi, incorruttibile, glaciale di fronte alle nostre compromissioni. È stata ed è ancora un modello di riferimento, ben oltre i riconoscimenti, i quattrini, la carriera. La sua era sete di verità e fuoco indomabile.